Sono stato scelto come moderatore. Siamo due vescovi, uno avrebbe potuto dire, beh, qui il gioco è un po', insomma, poco, c'è poco fairness, no? Po Forse poco. perché lei è un vescovo ateo, così almeno avrà. Allora, allora mi sono detto, beh, questo è un bel gesto di stima, perché segno che sono capaci, di ritenere che anche un vescovo sa essere non di parte, sa essere equilibrato anche nello svolgere il ruolo del moderatore. E io cercherò di essere così, ponendo delle domande. Non mi sono scritto nulla, ho detto ma vediamo che cosa lo spirito è per noi cristiani, lo Spirito Santo, per altri può essere lo spirito, il genio, il talento, che cosa suggerisce, perché al mio fianco voi trovate due personalità. Sono Di Freddi, lo conosciamo tutti, accademico, scienziato, produttore di libri e di tante interviste televisive. Lucio Staglianò forse lo conoscete di meno, però è un bel calibro della teologia, al punto tale che il Papa recentemente gli ha tolto la diocesi, mentre me ne ha dato un'altra, a lui ha tolta quella che aveva, ha detto no, tu sei un talento. Occupati della Pontificia Accademia di Teologia. Quindi io mi trovo tra due talenti, ecco, e cerco di fare la mia parte di moderatore in maniera equa. Il titolo che fa da punto di riferimento del nostro dialogo è, se capisco bene, il dialogo dei pensanti o tra pensanti. Il dialogo dei pensanti. Allora io vi faccio subito una domanda così a bruciapelo. Che significa pensare? Sono Di Freddi. Beh, questa è una domanda forse che fatta a un matematico, no, si può dare la propria esperienza del pensiero, no? I filosofi sono quelli che definiscono questi grandi concetti, no? Ma pensare credo che nel titolo di questo dibattito perlomeno sarebbe di dire arrivare senza preconcetti o idee preconcette, no? E cercare di rispondere alle domande, no? Senza appunto avere già la risposta in tasca, ma magari cercandola via facendo. Non so se questo potrebbe essere un segno per il modo in cui si può dialogare, no? Io non do definizioni filosofiche del pensare, no? Ma forse così faremo. Se facciamo se lei fa delle domande, no, a cui si possono dare effettivamente delle risposte, alle quali magari uno non aveva pensato prima, allora per arrivare alla risposta si deve pensare. Posso stare o Sì. Staglianò è un filosofo, quindi adesso sentiremo invece. Sì, in fondo la definizione del pensare proposta dal professor Di Freddi è tipicamente quella di un grande filosofo esistenzialista del Novecento, Martin Heidegger, che nella sua introduzione alla filosofia dice pensa chi cerca, chi si pone domande cerca, e non ha risposte preconfezionate. Chi ha risposte preconfezionate, come per esempio i credenti, che fanno riferimento a una rivelazione dommatica, è ovvio che non può pensare. Questo dice sostanzialmente Martin Heidegger, definendo la filosofia cristiana, che si poneva come la forma di un pensare ispirato dalla fede, come un Missverständnis, un'incomprensione e un ferro di legno, un ferro di legno. Ecco, io credo che questo modo di ragionare e quindi di pensare parte dal pregiudizio moderno che da 300 anni ci è stato inculcato, su cui bisognerebbe fare, almeno oggi pensiamo di fare, una svolta copernicana. E cioè bisogna smetterla col separare no, il pensare dal credere, perché il credere è all'origine e al fondamento del pensare. Bisogna smetterla di continuare a dire che la fede crede e non sa, perché il sapere è frutto del pensare, mentre la ragione sa e perciò non deve credere. Perché? Ecco, rispondo. Perché anche chi ha le risposte in tasca, per esempio un cristiano ha la risposta in tasca. Martin Heidegger dice, la domanda filosofica per eccellenza è perché c'è l'essere non il nulla?
Se tu hai già la risposta in tasca, perché nel primo libro della Bibbia c'è scritto al primo rigo, in principio Dio creò il cielo e la terra, dunque non puoi pensare. E quando divenne ministro della cultura del Baden sotto il periodo nazista, azzerò dall'Università di Freiburg tutti i filosofi cosiddetti cattolici, perché non è possibile essere cattolico ed essere filosofo. Ecco, chiudo dicendo, si può pensare a partire da risposte che sono eventualmente eccedenti. Per esempio, la risposta cristiana a tutte le domande possibili, noi riteniamo, essere nostro Signore Gesù Cristo e la sua verità, il suo essere logos, sapienza, è una risposta questa che io possiedo credendo, a cui accedo credendo, ma essendo una risposta eccedente, è la risposta che stimola ogni domanda e ogni domandare. Per cui quando la domanda fiacca dice no, non ce la faccio, non riesco più ad andare in queste profondità, è precisamente la risposta che hai che ti dice non scoraggiarti, vai avanti, perché la realtà la realtà è misteriosa e a profondità infinita. Eccellenza, moderi. Stiamo nei tempi. Ma sono risposte entrambe belle e significative. Signor Di Freddi, ma 2 più 2 fa ancora 4? Dunque, anzitutto risponderò subito, ma volevo solo dire a Monsignor Stagliano che io ho sempre considerato, credevo che di essere agli antipodi di Heidegger. Ma se Heidegger è come dice lui, lo devo rivalutare. Lo è, assolutamente. Sì. Quindi, la seconda, 2 più 2 uguale a 4, questa è quasi paradigmatica come domanda, perché 2 più 2 è uguale a 4, è preso spesso come il simbolo diciamo del totalitarismo scientifico e matematico. Se uno legge Dostoevsky, no, visto che citiamo gli esistenzialisti, no, tu è tedesco, no, e io russo, nelle Memorie dal sottosuolo, Dostoevsky, che era un ingegnere tra l'altro, quindi avrebbe dovuto sapere qual era la risposta da 2 più 2 fa, appunto, no? Lui dice, ma come 2 più 2 fa 4? Ma questa è una cosa che io assolutamente non voglio accettare, tanto per cominciare chi me l'ha detto? Per quale motivo dovrebbe essere 4? E poi dopo dice la mia libertà dove va a finire, io voglio essere in grado di dire 2 più 2 fa 5, no? Eccetera. E questo è molto interessante e purtroppo devo dirle, sì, a lei, a Dostoevsky, no? Che 2 più 2 fa 4, no? E che non è lì che bisogna andare a cercare la libertà, perché la libertà uno può averla, la cosiddetta libertà di opinione, no? Quando non ci sono fatti che corroborano una risposta, allora uno dice io la penso così, lui la pensa cos'ha, siamo liberi tutti e due, no? E viva la libertà. Ma quando ci sono fatti, oppure nel caso di 2 più 2 fa 4, le dimostrazioni, no? E quelle bisogna purtroppo accettarle. Quindi in altre parole la scienza e soprattutto la matematica non sono democratiche. Cioè non accettano la discussione, non nel senso che sono contrarie alla discussione tra loro, no, tra gli scienziati, ma non accettano il fatto che si possa mettere in discussione il fatto o i fatti, no, e si possono mettere in discussione le opinioni, come quelle di Monsignor Stagliano, per esempio. Bene, ma non bene. Come 2 più 2 fa 4. Bene, allora, Monsignor Stagliano, se ci ha confermato che 2 più 2 fa ancora 4, sì. In questa affermazione, che è una tipica affermazione matematica, c'è solo ragione o c'è anche un pizzico di fede di cui il professor Odifreddi non si accorge? O se ne accorge bene. Ma diciamo, per rispondere adeguatamente a questa domanda bisognerebbe che i nostri interlocutori, perché noi stiamo parlando tra di noi ma in realtà stiamo dialogando con tutti, possono in qualche misura capire la fede, noi stiamo ragionando, ragione, fede, matematica, immaginando che dentro questi termini che stiamo utilizzando tutti quanti la pensiamo alla stessa maniera. Allora, la fede che si potrebbe scoprire anche nell'affermazione matematica 2 più 2 fa 4, ovviamente non è la fede cattolica, cristologica, la fede frutto dell'azione dello Spirito Santo in noi, ma è quell'atteggiamento di inevitabile fiducia che c'è in ogni atto dell'intelligere, in ogni atto di insight, di ogni atto di conoscenza.
per cui la ragione, con tutto il rispetto di Immanuel Kant, non è mai così pura, così come, con tutto il rispetto di Cartesio, non c'è la res cogitans e la res extensa. Almeno noi oggi lo possiamo dire, perché dopo tutta la fenomenologia husserliana, no, che ci ha fatto capire che nessuna oggettività è così oggettiva da essere fuori dall'orizzonte di senso del soggetto o dell'osservatore che guarda, per entrare per esempio in dinamiche della scienza, della meccanica quantistica, dopo per esempio quello che ci ha spiegato Piaget, o se si vuole anche Freud, o nell'interpretazione che Georges Lacan dà del rapporto figlio, padre, madre, cioè oggi che sappiamo queste cose, queste scienze in qualche misura hanno offerto, pur dentro l'interpretazione, un dato oggettivo, non si può più immaginare che ci sia un'oggettività definitiva, assoluta, nemmeno nella matematica. Chiudo accennando al fatto che mi pare di aver letto in un libro di Carlo Rovelli intitolato Helgoland, che racconta la storia di Werner Heisenberg che si inventa l'interpretazione matriciale, che una delle caratteristiche della meccanica quantistica è il famoso principio di indeterminazione, per cui a un certo punto, facevo l'esempio, è come se 3 per 2 fa 6, ma 3 per 2 fa 6, ma 2 per 3 non fa più 6 nella meccanica quantistica. Potrebbe fare 8, potrebbe fare 9. Quindi, secondo me, anche la matematica, che è utilizzata come strumento, perché questi fisici delle particelle elementari hanno bisogno di esprimere le loro ricerche e i loro successi, anche la matematica va ripensata, come va ripensato il pensiero, perché la meccanica quantistica ci sta abituando a ripensare la mappatura concettuale generale del mondo e della realtà, o no? Come vedete, qui la teologia sta cercando di varcare persino i limiti della scienza. Risponda pure, perché vedo che lei risponde in maniera molto concisa, perché poi avrei qualche cosa su queste vostre affermazioni da inserire un po' con una piccola trappola per entrambi. Sì. No, dunque volevo dire una cosa anzitutto, che bisogna distinguere tra le varie accezioni della parola fede, e che quando uno parla di fede di solito parla della fede religiosa, non semplicemente del fatto che uno si affida, no, a qualche cos'altro, no, per fare i suoi ragionamenti. Il fatto di 2 più 2 fa 4, per esempio, no, è ovvio che è una verità in cui c'è una parte di fede, no, che Pascal poi chiamava, no, le ragioni del cuore. Tutti conoscono Pascal perché hanno letto i suoi aforismi sui cioccolatini Perugina, no? Però se uno andasse a leggere quelle frasi lì che lui diceva, no, povero Pascal, cioè aveva tutti i suoi problemi, eccetera, ma non stiamo a discutere di questo, no? Quello che lui voleva dire con quella bella frase, no, che le ragioni del cuore, che il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce, no? Se va a leggersi non soltanto quello che riportano i cioccolatini, che ovviamente hanno soltanto una striscetta piccola, no? Ma quella mezza pagina che c'è nei pensieri, lui stava parlando della matematica, tanto per cominciare, non di cose astratte, no? E diceva, in matematica ci sono due tipi di affermazioni. Ci sono le affermazioni come 2 più 2 fa 4, no? Che sono quelle che noi dimostriamo attraverso i nostri ragionamenti, no? O il teorema di Pitagora, eccetera. Però lui, che era un matematico, sapeva bene, quelle sarebbero le ragioni della ragione, diciamo così, no? La ragione che dimostra. Ma diceva, attenzione, perché in matematica non c'è niente d'assoluto, non c'è un teorema che vale in assoluto. La somma dei triangoli di un triangolo, degli angoli di un triangolo è 180 gradi se siamo nella geometria euclidea. 2 più 2 fa 4 se siamo nell'aritmetica dei numeri interi, no? Allora quello va bene. Cioè, in altre parole, ci sono degli assiomi, delle affermazioni non dimostrate da cui si parte, e lui quelle diceva sono le ragioni del cuore. E perché lo diceva? Perché per capire quali devono essere le ragioni del cuore, cioè gli assiomi da cui derivare le nostre affermazioni, bisogna usare un qualche cosa che non è la ragione, lui lo chiamava cuore, ma è quello che i matematici chiamerebbero intuizione, si intuiscono gli assiomi.
Non si può dimostrare tutto, Aristotele diceva, è segno di buona educazione sapere quando fermarsi, sia quando si parla, ma lui intendeva quando si dimostra le cose, non si può andare avanti indietro meglio all'infinito, ad un certo punto si parte da cose che si accetta come base di partenza. Questo è il motivo per cui certo che c'è della fede nella matematica, ma è una fede di tipo completamente diverso da quello che c'è nella ragione, è una fede che non arriva per esempio dalla rivelazione, come dicevi tu, Gesù Cristo, eccetera, bensì è semplicemente un punto di partenza, al punto che per esempio nella geometria ci sono tre tipi di geometrie diverse, c'è quella euclidea con i suoi assiomi dati da Euclide, in cui la somma dei triangoli, degli angoli di un triangolo è 180 gradi, c'è la geometria sferica in cui la somma degli angoli di un triangolo è maggiore di 180 gradi e c'è una geometria cosiddetta iperbolica in cui la somma è minore di 180 gradi. Non è questione di fede perché sono tre geometrie, i matematici le accettano tutte, no? Però partono da punti di vista diversi. No? Quindi bene, questo allora è per cercare di spiegare. Solo un'ultima cosa, perché lui ha citato, no? Questa cosa di Rovelli. Non vorrei che ci fosse un fraintendimento, non è che 3 più 2 fa 6, ma 2 per 3 fa un'altra cosa. L'aritmetica in cui 2 per 3 fa 6 e 3 per 2 fa sempre 6 è l'aritmetica solita, lì la fede è quella dei numeri interi, ma ci sono tanti ambiti della matematica che si chiamano ambiti non commutativi, in cui l'operazione di moltiplicazione non è commutativa. Se uno fa 2 per 3 viene una cosa, se fa 3 per 2 ne viene un'altra, ma viene sempre la stessa, tra l'altro, non è che poi questo mette in crisi, diciamo così, i fondamenti, e Heisenberg aveva semplicemente riscoperto una matematica che i matematici conoscevano, che era l'algebra delle matrici, in cui il prodotto appunto non è commutativo. Questo era solo per spiegare cosa Rovelli voleva dire. Io intanto devo ringraziare il professore perché ci sta comunque confermando che nelle diverse prospettive, dunque anche nelle diverse geometrie, dunque anche nei diversi ambiti della matematica, c'è sempre però un ordine nelle cose, un ordine relativo. E allora ecco la mia domanda che mi fa ripescare l'Heidegger, che forse entrambi avete liquidato in una maniera un po' come è necessario, come è un po' inevitabile in un incontro fatto così, avete liquidato un po' troppo frettolosamente, mentre Heidegger dice delle cose che anche dal punto di vista della fede lui non se ne accorgeva quando ha cancellato il pensiero cattolico perché ha ritenuto, non ha capito il nostro pensiero cattolico e dunque ha cancellato, perché spesso succede così, cioè noi diciamo dialogo tra pensanti, perché non basta soltanto pensare, bisogna imparare anche a fare il dialogos, cioè è il logos che deve essere in qualche maniera trasferito dall'uno all'altro, bisogna che l'uno si metta nei panni dell'altro per capire davvero cosa l'altro dice, dopodiché si tirano le conclusioni. Bene, una delle cose che diceva Heidegger era anche questa, se ricordo bene qualcosa del suo pensiero, lo diceva con un po' una espressione tedesca in cui c'è anche un po' di rima, diceva Denken ist danken, cioè pensare e ringraziare, Cosa interessantissima, perché lui diceva, e qui poi vi faccio la domanda, che l'essere, perché tutti quanti esistiamo, abbiamo l'essere, di questo spero che nessuno dubiti, se siamo qui è perché abbiamo l'essere. Cioè, va l'essere, in realtà, noi non lo padroneggiamo, non lo afferriamo, non ne siamo creatori. Di fatto, ognuno di noi stasera sta qui, ahimè, non sappiamo mica chi ci dice dove saremo. Noi siamo persone che accolgono l'essere, l'essere ci viene incontro, ma purtroppo la civiltà occidentale, nella quale tante volte anche la teologia si è implicata fino a dimenticare alcune sue ragioni fondamentali che hanno a che fare con l'infinito, con il mistero, per cui la teologia ha addirittura inventato la prospettiva del cosiddetto apofatismo, parola difficile per dire soltanto che di Dio noi non possiamo nemmeno parlare, quando nati ci vuole dire io nego Dio, dico ma vediamo un po' quale Dio neghi, perché di Dio non si può nemmeno parlare, ne parliamo, però sappiamo che è tanto più grande di noi. Bene, e Heidegger diceva questo, e non ne faceva soltanto un problema
problema per noi cattolici, cioè per tutto il pensiero occidentale che sulla base di un concetto che qualche volta o tante volte si presume padrone dell'essere, dice no, noi siamo al massimo pastori dell'essere, amministratori, l'essere ci viene dato, ci viene incontro, e questo è un aspetto. Se noi avessimo dialogato e se Heidegger fosse stato al posto di Monsignor Staglionò o di Freddi in questo dialogo, in un dialogo profondo, probabilmente ci saremmo messi d'accordo più di quanto non ci siamo messi d'accordo a distanza. E quindi, ritornando adesso a quello che ci ha detto il professor Di Freddi, un ordine c'è nell'universo. E dunque, questa percezione, intuizione, questo senso del mistero che ci viene incontro e che però è un mistero ordinato, perché immaginate che noi non avessimo nessuna certezza, io sono qui o non ci sono, questo microfono c'è qui o non c'è, immaginate che noi arrivassimo a questo grado di pazzia mentale, esistenziale, non potremmo nemmeno vivere, noi partiamo dal presupposto che un ordine c'è, non lo abbiamo fatto noi, tanto è vero che la scienza lo scopre e con quanta fatica, dunque lo scopre, bene, quest'ordine c'è e noi sentiamo di doverci affidare a quest'ordine, non è soltanto una ragione del cuore per dire una ragione di sentimento poiché non riusciamo a dimostrare l'assioma, l'intuizione di fondo, noi la affidiamo al cuore, no, è, credo io, un affidarsi della stessa mente e dunque in questo affidarsi della stessa mente quella fede, fiducia di cui diceva Monsignor Staglionò e che lei ha ripreso giustamente dicendo è una diversa accezione di fede rispetto a quella dei contenuti della fede, però quella è tanto importante perché in realtà per noi è il punto di scaturigine, il Big Bang della fede, quindi quell'atto di fiducia essenziale che è matematico chiamare intuizione, ma noi lo chiamiamo Dio, ma sapendo bene che dicendo questa parola, allora io sto facendo adesso da moderatore un po' e quindi è giusto che moderatore che deve essere moderato è giusto io l'ho toccato è giusto che il relatore, però io gli ho dato una chance in più al professor Di Freddi, quindi a sto punto per un momento abbiamo fatto 2-2, ma io adesso ritorno assolutamente moderatore e dico rispetto a questo, rispetto al senso del mistero che abita l'universo, la scienza come lei la comprende e la teologia come tu la comprendi, che cosa dicono? In che punto possono dialogare? Sono due mondi che devono camminare paralleli o sono due mondi che invece sono destinati in qualche modo a incontrarsi e intrecciarsi? Parlo io? Comincia tu? Ma mi pare di averti mandato proprio l'altro ieri un passaggio di Einstein, tu sei stato sulle reti nazionali a parlare di Einstein, sul messaggio, perché ho trovato in esergo dell'ultimo volume di Carlo Rovelli, io mi riferisco a lui come divulgatore scientifico, perché è una delle cento menti che ci dicono che dobbiamo seguire, il quale afferma, lì c'è scritto nel libro sui buchi bianchi, che l'esperienza più bella che un essere umano può fare è il senso del mistero. Questa è l'emozione fondamentale, la vera culla dell'arte e della scienza. Chi si inabilita a questa emozione originaria praticamente ha perso l'occasione di pensare e di ricercare. Questo mi pare molto interessante perché in questa storia dei buchi bianchi il Rovelli in un certo senso mette in evidenza alcune cose che, vabbè, io non sono un esperto, capisco, ma delle cose che mi hanno davvero interessato. Per esempio parla di un certo giovane scienziato, Schwarzschild, se non erro, che 2 mesi prima di morire nel fronte orientale della Prima Guerra Mondiale, dopo aver letto le equazioni matematiche di Einstein sulla relatività generale nel 1915, quelle che ormai erano esatte, offrì in questa lettera un'interpretazione, una soluzione che Rovelli dice esatta e che noi abbiamo accolto e che Einstein non accettava.
perché Einstein, che pure aveva scritto la teoria della relatività generale, non poteva accettare, dice Rovelli, non ha avuto il coraggio di credere alle implicazioni della sua, delle sue equazioni, e cioè che con le stelle supermassive, quelle che hanno magari 100.000 masse solari, quando perdono, muoiono perdendo di bruciare l'idrogeno in elio e quindi implodono in loro stessi, allora questa stella diventa un buco nero. Non è c'è il buco nero e la stella c'entra dentro, è proprio la stella, il buco nero, no? E allora a un certo punto arriva lì in questa singolarità dove lo spazio e il tempo svaniscono, è come se la realtà non esistesse, invece la realtà c'è come singolarità rimbalzante, per cui addirittura si ipotizza da alcuni scienziati che l'universo nostro è stato originato non da un Big Bang, ma da un Big Bounce, cioè nuove costellazioni, come se nell'universo ci fossero, come dire, continue morti e risurrezioni, no? Di mostri, no? Di ammassi di stelle. Una cosa straordinaria, come se la Terra alla fine, morendo, si schiacciasse in se stessa e diventasse l'involucro di una pallina di ping pong senza perdere un grammo della massa che ha. Questa cosa qua, Einstein no, perché? Perché non aveva, ecco, fiducia. È chiaro che quando parliamo di fede non aveva fiducia nelle sue equazioni, no? Perché, dice a un certo punto Rovelli, quando arriviamo in quello spazio di realtà dove le equazioni matematiche di Einstein non funzionano, chi ci può ispirare per andare avanti e magari andare dentro questi buchi bianchi che pure sono previsti dalle equazioni della teoria della relatività generale? E la cosa straordinaria, carissimi, è che Rovelli dice che la scienza, e questo è il nodo che vorrei affermare al di là di tutto, no? Perché dobbiamo ridefinire il concetto di fede, giusto? Io non imposterei mai il problema del rapporto fede e ragione, ma prima affronterei il problema coscienza e fiducia, perché è lì che poi si innesta la fede di cui parliamo e la ragione. La questione è anche di ridefinire la scienza. Come avanza la scienza? Ebbene, Rovelli dice, la scienza avanza con due zampe. La prima zampa è la logica, quella dura, ferrea, della logica matematica. La seconda zampa, udite, udite, l'immaginazione creativa, la poesia. Cioè, nel mistero, una volta che Virgilio finisce di fare la guida a Dante, a un certo punto si eleva, deve andare in paradiso, e chi lo guida? La poesia. Beatrice, no? Allora, se la scienza è così, a me sostanzialmente piace molto, perché la scienza è frutto dell'immaginazione, e l'immaginazione è più grande del sapere, questa è un'altra formula einsteiniana, e nell'immaginazione anche un po' le nostre cosette ci possono andare. Sono Di Freddi, matematica e mistero. Dunque, mi dispiace, ma devo un po' sfatare questa lettura della scienza, perché purtroppo, per fortuna sua, ma purtroppo per sfortuna nostra, Rovelli non è solo un fisico, ma è un metafisico. E infatti non è un caso che a te piaccia, no? E che tu ci trovi dentro, no? Delle cose. Allora come faccio a sfatare le cose che dice Rovelli? D'altra parte è giusto che lui le dica in quel modo, perché altrimenti se uno raccontasse le cose come stanno, ovviamente avrebbe forse meno seguaci, no? La questione dei buchi neri, no? La questione dei buchi neri è una cosa estremamente, no, interessante, no? E i buchi neri sono molto semplicemente una massa così concentrata, no? Che da questa massa non può uscire niente, no? Perché appunto la forza di gravitazione di questa massa è così forte che nemmeno la luce può uscire. Nel momento in cui nemmeno la luce può uscire, tu di quell'oggetto, no? o di quell'essere, no? Per dirla come con le categorie che si citavano prima, no? non puoi percepire nulla dal di fuori, no? Non emette luce, non emette onde, no? Niente, no? Quindi diventa un buco nero, no? Ora, tanto per cominciare, in realtà i buchi neri non c'entrano niente con Einstein. È vero che la sua relatività generale
ci ha dato uno strumento che ci permette di studiarli profondamente. Ma i buchi neri, abbiamo qua Ivano Dionigi, che è l'esperto di Lucrezio, che tra l'altro devo ringraziare, perché quando io ho fatto la via traduzione di Lucrezio è stato il mio nume tutelare, se posso dire così, no? Che spesso mi diceva: guarda che non c'è scritto questo, no? Qui dentro, eccetera. Però una volta sono andato da lui, no? E c'era un brano di Lucrezio, e Lucrezio in realtà parlava dei buchi neri, in cui diceva: ci potrebbero essere appunto delle masse così concentrate, no, che non potrebbero fare, no, come la materia normale, no, per esempio come il fuoco che emana luce e calore, no. Quindi l'idea di buco nero è una cosa che risale molto all'indietro. Ovviamente lui non li chiamava così, no, perché parlava un'altra lingua. L'espressione buco nero è molto recente, è di una cinquantina di anni fa. Quando è arrivata la meccanica newtoniana, no? La meccanica newtoniana già permetteva di calcolare il raggio di Schwarzschild. In realtà è una formula newtoniana che non serve, a cui, per calcolare la quale, per derivare la quale, non serve nemmeno la relatività generale, no? Ed è semplicemente: calcola qual è il raggio entro cui bisognerebbe comprimere una massa per farla diventare un buco nero. È una formuletta molto semplice, in cui c'è semplicemente la massa, no? e la velocità della luce, no? Messa dentro, e la costante di gravitazione. La Terra, per esempio, per diventare un buco nero dovrebbe essere schiacciata dentro una pallina di un centimetro di diametro, no? Il Sole dovrebbe essere schiacciato dentro una palla, un pallone di 3 chilometri. E questa è fisica, no? La metafisica arriva, no, quando uno dice: chissà che cosa c'è dentro ai buchi neri, no? E infatti Rovelli, no? E non solo lui, Hawking prima di lui, no? Non ha fatto altro che scrivere libri, no, su questo. Ma se uno calcola la dimensione in cui dovrebbe essere schiacciata la massa dell'intero universo per farlo diventare un buco nero, uno fa il calcolo, e qual è questa dimensione? È esattamente la dimensione dell'universo. L'universo è un buco nero, secondo la definizione di Lucrezio, no? Di Schwarzschild. No? In altre parole, se i fisici ci dicessero: certo, i buchi neri sono cose molto interessanti, a volte ce ne di piccoli, no? E allora stanno dentro l'universo, ma quando guardiamo all'intorno, no? Noi siamo dentro un buco nero. Quindi certo che c'è realtà dentro un buco nero, l'universo è un buco nero. E il fatto che sia un buco nero fa sì che la luce, per esempio, non può uscire da questo universo. E per questo che lo si chiama universo, perché se anche c'è roba fuori, noi non possiamo venirne a contatto, e gli altri dal di fuori non sapranno quello che c'è dentro. No? Quindi uno può immaginare che i buchi neri sono semplicemente questo. Non c'è metafisica in questo, no? E il senso del mistero va bene fino a quando è curiosità. Ma quando poi viene ipostatizzato, no, in qualche modo, no, che diventa un fine invece che un mezzo per ricercare, no, poi forse ci porta fuori strada. No? Allora la scienza ci dà questi strumenti, no, di capire certo le cose che ci sono. Tra l'altro dentro al nostro universo ci sono molti buchi neri, anzi in realtà dentro ogni galassia, al centro di ogni galassia, c'è un buco nero enorme, massiccio. No? Si pensa che in realtà l'universo stia facendo semplicemente quello, no? Una grande raccolta di rifiuti. Tutte le stelle delle galassie cadono dentro il buco nero centrale, poi i buchi neri piano piano si metteranno insieme, alla fine ci sarà un grande buco nero. Penrose, che ha preso il premio Nobel per queste cose 2 o 3 anni fa, ci dice che probabilmente quello sarà. Tu dici: perché c'è qualcosa e non c'è nulla? No? Perché la risposta della scienza è molto semplice: toglie il mistero. Forse la scienza fa quello. C'è un mistero agli inizi e il mistero si dissolve con la scienza, e Penrose dice: alla fine semplicemente questo grande buco nero che era l'universo, no, diventa qualche cosa da cui si riparte di nuovo, perché l'entropia agli inizi e l'entropia alla fine sono in realtà la stessa. Cioè il mistero si dissolve, in altre parole, e questo è quello a cui si tende. D'altra parte Einstein aveva anche un'idea addirittura ancora più avanzata, no, che non è soltanto questione di mistero, ma che il vero miracolo, se potessi usare una categoria che forse piace a voi, il miracolo non è pensare, no, che ci siano delle cose che noi non capiamo,
Ma è il contrario, cioè è ovvio che non si potrà mai sapere tutto e che l'oceano della verità, come diceva Newton, no? È lì e si stende immenso di fronte a noi. Ma in realtà il vero miracolo è che noi capiamo qualche cosa, che siamo riusciti a fare delle teorie, appunto, per esempio, no, su come è nato l'universo, su come si formano i buchi neri o come funziona l'elettromagnetismo, per esempio, perché tutti poi parlano di Einstein, per esempio, ma dimenticano, no, l'equazione di Maxwell, per esempio, che è altrettanto interessante, no? Cioè il bello è trovare ogni tanto qualche verità, no? Non dispiacerci del fatto che ci sono un sacco di cose che non sappiamo, e che dunque dobbiamo fare delle ipotesi per spiegare quelle cose che non sappiamo. E adesso per concludere, perché anch'io sto tirando lungo, no? La definizione che dava Lem, Stanislaw Lem, uno scrittore di fantascienza polacco, quell'autore di Solaris, per esempio, di Dio, secondo me è perfetta per uno scienziato. Cioè Dio è una incomprensibilità nascosta, inventata per spiegare un'incomprensibilità esplicita, palese. Noi abbiamo di fronte un sacco di cose che non capiamo e ci inventiamo qualcosa che capiamo ancora meno, lo capiamo ancora meno talmente che lei stessa ha detto, no? Che in fondo, no? Non possiamo nemmeno parlarne, no? Per spiegare cose che non capiamo. O se vogliamo parlare in latino, che forse voi preferite, no? Dice quello che diceva Galileo quando si lamentava dei suoi critici, no? Che volevano spiegare ignotum per ignotius. E questo è la religione in fondo, no? Introdurre una categoria ancora meno comprensibile di quello che vuole spiegare per poi dire, vedete, spiega tutto. E certo, però non capiamo lui, no? Do la parola a Monsignor Stagliano. Monsignor Stagliano, io sarei tanto interessato, anche io ho un discorso, perché dico subito che vedo tante analogie da quello che voi state dicendo. Non faccio solo da moderatore, ma anche da collegatore. E dunque, quello che ha detto Monsignor Stagliano sulla poesia, io, mentre lei parlava, lei era un poeta, perché tutto quello che diceva... Noi lo sappiamo, ma non ce ne gloriamo. Tutto quello che diceva era tutto, in qualche maniera, una immaginazione possibile, una ipotizzazione ragionevole, veramente una bella poesia sull'universo, altissimo, onnipotente, buon signore. Quindi lei parlava e io cantavo a Dio. Perché il problema è, e passo allora a Monsignor Stagliano, che questa ipotesi Dio non è una cosa che noi ci inventiamo, ma è una cosa che se andiamo alla radice del nostro pensiero siamo costretti ad accogliere, perché viceversa non avrebbe senso tutto quello che facciamo, nemmeno la nostra curiosità di conoscere. Quindi andiamo al problema del senso. Ma io lascio la parola a Monsignor Stagliano. Sì, stavo pensando che siamo due vescovi, però... In questa sala magari Odifreddi ha più supporter di me, sì. Considerando dagli applausi, è vero, quindi lavoriamo per ragioni di equità. Ma forse per questo il professor Mingarelli, conoscendo l'ambiente, ha detto mettiamoci via un altro vescovo, però Antonio, tu non sai quanto ci è costato far venire questo, sì, pubblico, non so. Pagandoli. Perciò io mi ero preparato quasi la battuta, per dirti, non impegnarti troppo a dimostrare la non esistenza di Dio, tanto che questi sono già tutti convinti che Dio non esiste. E così è. Però io ho condiviso sostanzialmente tutto, a parte la conclusione finale, che non mi pare troppo sillogistica, però mi pare un po' troppo poetica, frutto magari di qualche fantasma inconscio che uno ha dentro mentre ragiona, ma quasi tutto quello che hai detto sul mistero. Per uno degli equivoci fondamentali all'interno anche dell'ecclesialese e della fede cattolica diffusa, di molto cattolicesimo convenzionale, io lo chiamo così perché il cattolicesimo convenzionale che riempie anche le chiese cattoliche non è un cattolicesimo cristiano, è una religione atea, una religione irreligiosa, no? Funziona così, ecco, allora c'è la ragione ricerca, conosce, a un certo punto la ragione non ce la fa perché ci sono i limiti della ragione, oltre la ragione c'è il mistero e allora dunque ecco la fede subito aggancia il mistero che la ragione essenzialmente non potrà mai conoscere. Questo è falso per la fede cattolica,
mai pensato così. Se tu vai a vedere la tradizione cattolica, a cominciare da Agostino, di questi che hanno parlato della fede come fides quaerens intellectum, come la fede che cerca l'intelligenza, per parlare, questo è Anselmo, ma Agostino diceva fides nisi cogitator nulla est, la fede che non si pensa è nulla. Per cui tutti questi credenti che vogliono in nome della propria fede non pensare, non stanno vivendo la fede cattolica, che ha nulla a che fare con l'espressione tertullianea di Tertulliano, che si crede per assurdo. Allora, se le cose non stanno così, come stanno almeno per la nostra tradizione di senso cristiano-cattolico? Stanno che il mistero, che è qualcosa di assolutamente inconoscibile e quindi oscuro, non è oscuro per mancanza di luce, ma è oscuro per sovrabbondanza di luce. È come se tu guardi il sole, ti accechi, vedi niente e dici, ah, non c'è la luce. Allora, quelle verità che la ragione può conoscere e deve conoscere e continuamente conoscerà, sono verità che nell'ottica del mistero, sono le verità che attraggono la ragione come una calamita. Vieni di qua, avanza, non ti fermare. Perché il mistero, lungi dal bloccare la ricerca della ragione, è precisamente quella che la stimola. Così anche se per mistero intendiamo Dio, e questo è il nodo, Dio, per la fede e anche per la scienza, Dio chi è? Se uno dice, ma tu che sei uno scienziato, Dio nel tuo sistema filosofico, nel tuo sistema scientifico, che posto ha? E quello mi pare fu Laplace, dice, nel mio sistema scientifico Dio non è nemmeno un'ipotesi. Allora io parlo con te di Dio, tu parli con me di Dio, noi due stiamo capendo di chi stiamo parlando di Dio, cioè di chi. Allora la tradizione apofatica a cui faceva riferimento il vescovo Sorrentino è quella anselmiana, per cui io ci sto. Id quo maius cogitare in equit. Io ti ho ascoltato per esempio in un video in cui dicevi che questa affermazione di Anselmo è maldestra, perché invece Cartesio avrebbe nella sua terza meditazione ragionato meglio dicendo che l'id quo maius cogitare in equit è l'essere perfetto che ha tutte le perfezioni e quindi ha l'esistenza. E giustamente tu come Kant, no, ragionando sulla meditazione di Cartesio, smonti la dimostrazione di Anselmo, perché è giusto, no? Che dimostrazione è questa? L'essere che ha tutte le perfezioni, l'esistenza è una perfezione, dunque Dio esiste. Ma la mossa di Anselmo, perdonami, non è così maldestra come tu la sottolinei. E questo te lo dico dal profondo delle mie viscere, non dal profondo della mia intelligenza, perché io sul proslogo di Anselmo ci ho passato 2 anni all'Università di Freiburg e ho scritto pure un libro, La mente umana alla prova di Dio, e ho investigato la letteratura francese e tedesca proprio sul proslogo, da Karl Barth fino ad Hans-Jürgen Verweyen, che era il professore che mi seguiva per la mia tesi dottorale in filosofia. È una mossa interessante, perché it quo maius cogitare in equite, ciò di cui non puoi pensare il più grande, ma è proprio lui il fondamento della pensabilità e di ogni intelligibilità, un po' come il vuoto che c'è tra le righe. Se non ci fosse il vuoto tra le righe, l'intelligibilità delle righe non ci sarebbe. Oppure lo scudetto della Juventus o dell'Inter, secondo di quale tu sei famoso, no? Dice quella parte centrale, quella linea è invisibile, tu vedi una linea, ma non è né bianca e né nera. Perché? Perché è l'invisibile che sembra in qualche misura rendere ragione del visibile. E poi Anselmo dice Dio, quando dici Dio, dici qui da maius quam cogitari possit, è qualcosa che è sempre più grande di ciò che si può pensare. Quindi dal nostro versante, quando il termine Dio, che dovremmo tracciare come Heidegger fa con il termine Sein, per dire qui c'è scritto Dio, ma tu non comprendere quello che stai comprendendo, perché se quando senti Dio o leggi Dio ci metti qualcosa, quello non è Dio. Ma questa cosa qua tu la puoi interpretare da ateo razionalista come una favola. Per me, ma non solo per me, ma anche per grandi filosofi come Hegel, per esempio, no? Che pure non è che erano cattolici e cristiani, è una struttura del pensare, perché
La prova cosiddetta ontologica di Anselmo, alla fine che cosa prova? Prova Dio? No, prova la struttura a priorica della mente. La mente è così costituita, no? Finito, infinito, che deontologicamente, cioè non può non esserci qualche cosa che, no, corrisponda a questa, a questo termine che chiamiamo Dio. Ma questo qualcosa non lo puoi identificare come un ente. Sarà un soffio, un passaggio, sarà una psi, sarà una funzione d'onda che si materializza e si localizza ogni volta che c'è qualcuno, per esempio, il regno di Dio, di Gesù Cristo, potrebbe essere pensato come una funzione d'onda. Lo vedi? Non lo vedi. Se ti dice è qua, è là, no, non è né qua né là. È una funzione d'onda. Quando si materializza? Nel gesto dell'amore. Quando obbedisci al comandamento dell'amore di Gesù, ama il prossimo tuo, non come te stesso, come dicono che il comandamento ama il prossimo tuo come te stesso, no, ama il prossimo tuo come io ho amato te, cioè morendo in croce per te, lì si sviluppa un'azione umana di solidarietà, di ospitalità, no? Che è quella del principe Miskin, dell'idiota di Dostoevsky, e di fronte al nichilista Hippolyte che gli dice ah, ma è vero che voi diceste che la bellezza salverà il mondo, non gli lascia nemmeno la possibilità di parlare e dice ma quale bellezza? Appunto, la bellezza del principe che tu stai morendo, lui ti accoglie in casa sua e ti cura. Ecco la bellezza, ecco la realtà, ecco ciò che bisogna sapere. Bisogna sapere che tra gli esseri umani c'è una relazione di cura che noi chiamiamo amore ed è questo l'unico sapere che ci interessa davvero per vivere e non impiccarci. Poi, dove è l'elettrone, no? E se l'elettrone è, quando lo misuro oppure no, questa è una cosa importante e utile per la nostra tecnologia, ma ci interessa tanto quanto. Per cui io chiudo dicendo, forse una santa alleanza tra credenti e perché santa no, è santa alleanza. Contentati. Ma guarda che la santità non è appunto quella, ridefiniamo le parole, un'alleanza santa nel senso proprio di quella lì che fecero, forte, stretta, consistente tra credenti e non credenti, va fatta nella direzione di salvare l'umano dai problemi che oggi per esempio noi abbiamo e che potrebbero essere indicati non solo i cambiamenti climatici ma la possibilità di una guerra nucleare e soprattutto quel hate speech, quel discorso di odio che si è ingenerato nei social che ci sta mostrando la barbarie dal volto umano. Noi dobbiamo poter dialogare e insieme trovare una via migliore per risolvere questi problemi. Bravi, bravi. Se non gliel'aveste fatto voi l'applauso gliel'avrei fatto almeno io. Però ecco, prima di rispondere vorrei lanciare una piccola pietra da moderatore che cerca anche un po' di collegare. Sono Di Freddi, quando insegnavo teologia, ormai sono passati decenni, ecco, insegnavo la teologia fondamentale, cioè quella con cui si comincia. Per un momento ho capito geologia, ho detto che teologia. Una delle cose che facevo all'inizio del mio corso era spiegare ai miei alunni quanto gli atei siano importanti per noi credenti, perché ci aiutano a capire veramente Dio. E secondo lei, professor Di Freddi, noi abbiamo capito questo dialogando con gli atei. Lei, che si professa ateo, pensa che le possiamo essere utili anche noi, persone che crediamo? No, queste cose non le dirò mai in pubblico, ma comunque. Ma volevo, adesso poi le rispondo più seriamente. Vedi, però, ti sto applaudendo. Volevo solo fare due precisazioni su quello che ha detto Monsignor Staglianò. La prima, che è l'ultima che ha detto, è questa cosa dell'idiota di Dostoevsky. Io starei molto attento a citare l'idiota di Dostoevsky, perché Dostoevsky l'ha detto chiaramente. Lui dice che l'ispirazione per quel romanzo ha fatto tanti esempi, uno dei quali era proprio, dice, voglio parlare, voglio mettere in scena, diciamo così, no? in letteratura qualcuno che sia come Gesù Cristo. E il risultato è stato l'idiota. Questo è, tra l'altro, addirittura in certi, no, ma questo ma è blasfemo, è blasfemo perché in certi stati non è nemmeno stato tradotto agli inizi.
Perché l'idea, no, di fare questo paragone, no, tra Gesù Cristo e effettivamente un uomo che appare letteralmente un idiota, come fin dal titolo, no, è qualche cosa che lascia un po' strano, no? Cioè, perché naturalmente Dostoevsky aveva una visione del cattolicesimo molto cruda, che poi per esempio nel famoso capitolo sul grande inquisitore dei fratelli Karamazov ha messo nero su bianco, diciamo così, no? Ma ovviamente lui era un ortodosso. Però quella famosa frase che tu citi, che tutti sempre citano, la bellezza salverà il mondo, a parte il fatto che io dubito che abbia un significato, no? Ma la cosa interessante... Non l'ha detto. No, aspetta, aspetta. La cosa interessante è che, anzitutto, se uno va a vedere l'originale, non c'è scritto la bellezza salverà il mondo, ma c'è scritto mir spasiot krasata, è il contrario, il mondo lo salverà la bellezza. Quindi non si parlava della bellezza, ma si parlava del mondo, e questo esce fuori con questa frase, no? Il mondo lo salverà la bellezza, e nell'originale la bellezza è messa tra virgolette, no? E non è detta nemmeno dal principe Mishkin, perché un altro che lo riferisce dice: è vero principe che lei ha detto questo, Ippolito. E la sua risposta, la risposta del principe è: che cos'è la bellezza? Cioè, è come a dire: ma tu stai dicendo cose che non hanno senso, dire che il mondo sarà salvato dalla bellezza, e nessuno sa che cos'è la bellezza, no? Quindi in realtà quella è una citazione a doppio taglio, appunto, viene citata come il principe non dice che cos'è la bellezza, lui viene attribuita a lui, appunto, no? Ma viene, e gli dice: è vero che tu hai detto e lui fa silenzio. Il tipo gli dice: ma quale bellezza? Il principe non dice niente, infatti, di quella cosa. Però viene attribuita a lui. Quindi bisogna stare attenti. L'altra cosa invece, molto più interessante credo per te e per voi, no? è la questione della prova ontologica, la quale tu cerchi di salvarla nella versione originale, e diciamo così, no? Un'eroica impresa, no? Che ovviamente però nel corso della filosofia è stata già smantellata, no? Tanto per cominciare, Cartesio l'ha riproposta in una versione diversa, perché la nozione di Anselmo, che Dio è qualcosa di cui non si può pensare niente di più grande, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Infatti già Gaunilone, no? Nell'appendice al libro di Anselmo, no? Gli diceva, insomma, no? L'isola di cui non si può pensare nulla di più, è un'isola più grande, no? Non significa, no, che sia un'isola esistente, no? Ma il motivo per cui Cartesio ha cercato di riformulare quella prova è un motivo di cercare di portarla dentro la filosofia moderna, no? E quello che fa nelle meditazioni è quello di dire, è praticamente lo scheletro di una dimostrazione matematica. Cioè, il teorema che uno, perché poi voi fate spesso così, partite dalla fine per cercare di arrivare a vedere quali sono gli assiomi necessari per dimostrare il teorema che volete dimostrare. Il teorema che volete dimostrare è: Dio esiste. Ora, tanto per cominciare, in matematica uno dice: no, un momento, perché stai parlando di Dio, qual è la definizione di Dio? Me lo devi definire in qualche modo. E infatti Cartesio dice: ok, Dio è l'essere perfettissimo, come si insegnava nel catechismo, è l'essere che ha tutte le perfezioni. Abbiamo la definizione di Dio: Dio è l'essere perfettissimo. Vogliamo dimostrare che esiste? Qual è l'assioma che dobbiamo usare? È ovvio, l'unica cosa che sappiamo di lui è che ha tutte le perfezioni. Vogliamo dire che esiste, dobbiamo ammettere come assioma che l'esistenza è una perfezione. Sbagliato. No, sbagliato, come poi dirà Kant, no, però questa è una bellissima formulazione matematica. C'è la definizione, c'è l'assioma, c'è l'enunciato del teorema, c'è anche la dimostrazione, che però è ovvia in quel caso lì, no? L'abbiamo fatta apposta per diventare così. Kant poi ha dimostrato quello che poi oggi i logici sanno benissimo, cioè non ha senso mettere l'assioma che l'esistenza è una perfezione, perché l'esistenza non è nemmeno una proprietà. Non si tratta di fatto di dire che sia una proprietà buona o cattiva, ma non è una proprietà, no? Cantor l'ha detta in quel modo, no? Un po' antiquato che usava lui. Oggi noi logici diremmo: l'esistenza non è una proprietà, è un quantificatore, infatti si usa un simbolo diverso, no? E tutti i logici la vedono così. Frege, per esempio, insegnava a scuola, Frege, a Carnap, ad esempio, che lo riporta nella sua autobiografia, no? Il fatto che la prova ontologica è sbagliata, ma
E qui arriva la cosa interessante. Gödel, che era un logico vecchio stampo, tra l'altro credente benché non praticante, no? Ha cercato di rimetterla in sesto la prova ontologica. Nel 1970 ha dato una versione moderna, non usa le perfezioni, appunto perché sono problematiche, usa le proprietà positive e dà questa dimostrazione dell'esistenza di Dio attraverso la logica. È una dimostrazione corretta, che però, come diceva Hume, no, sono cose che non ammettono la minima confutazione e non danno la minima convinzione. Se uno non crede a Dio, legge quella dimostrazione e ci crede tanto come prima, no, ovviamente. La cosa interessante è che io ho avuto qualche cosa a che farci con questa roba, perché la dimostrazione di Gödel era una cosa molto complicata, usava la logica modale, ma una logica troppo forte modale, che poi a un certo punto collassa, in cui la necessità e la verità sono la stessa cosa, no? E allora avevo dato una versione molto più semplice, e durante il convegno per il centenario della nascita di Gödel nel 2006 a Vienna, ho fatto vedere questa dimostrazione molto semplificata che usava una nozione matematica così, no? E viene un mio collega dopo, no? L'unico che si è interessato di queste robe, che si chiamava Friedman, no? E mi dice, ah, questa cosa è interessante, eccetera, ci ha pensato, no? E poi è andato a casa e lui è riuscito a fare il contrario. Cioè ha preso quella definizione che Gödel aveva dato nella forma semplificata che avevo fatto vedere che si poteva usare in matematica, l'ha presa come assioma. Dice, se Dio esiste, Dio inteso in questo senso matematico, allora la matematica è coerente, cioè non ci sono contraddizioni. Allora questo ve lo regalo alla fine, no? La matematica oggi dimostra questo. Dimostra che se la matematica è coerente, se non è contraddittoria, Dio esiste perché c'è la definizione di Gödel, la dimostrazione di Gödel. Ma è vero anche il contrario, che se Dio esiste, allora la matematica è coerente. Quindi la nostra fede, voi credete in Dio, no? In qualunque cosa, comunque voi lo definiate. La fede del matematico non parla di Dio, ma parla della coerenza della matematica. Cioè se la matematica fosse contraddittoria, sarebbe un castello di carta che crolla, no? Noi dobbiamo aver fiducia, no, in questo fatto, che la ragione non è contraddittoria, non ti porta a dimostrare una cosa il contrario di quella. No? Voi lo chiamate Dio, l'esistenza di Dio, no? Noi la chiamiamo la coerenza o la non contraddittorietà della matematica. Voi non usereste mai questa formulazione e non fareste le messe, no, diciamo così, pensando a quello. Noi non chiameremmo questa cosa Dio, e però... Insomma, in un certo senso, no, è la nostra fede, la fede del matematico, che è la ragione coerente, che non porta contraddizioni e che dobbiamo dunque seguire quella via lì. In un certo senso, no, è la stessa struttura, ma è molto diversa da quella. Beh, molto diversa. E non abbiamo papi, noi, soprattutto. Nel dialogo, in questo gli atei ci aiutano molto, perché sono molto più vicini da quello che comprendiamo noi di quello che essi comprendono di noi. Allora io sì, assolutamente, giusto per dire che guardando l'orologio non abbiamo molto tempo in più, allora io vorrei soltanto porre due altri punti e averne il tempo necessario, perché mi sembrano importanti per dare una organicità anche a quanto stiamo dicendo. Uno, ecco, riguardante il problema del senso, e l'altro riguardante il problema di una alleanza, non chiamiamolo santa, ma chiamiamolo alleanza. E il problema del senso. Allora, io dico quello che lei ha detto, io lo sposo totalmente. Il Dio che lei dice che non esiste nemmeno per me, perché quello non è Dio. Dio è un'altra cosa, e non si può nemmeno definire in quella maniera, no, la cosa di cui non si può definire nulla di più grande, perché già mettendola in questi termini cominciamo a dialogare, a dialettizzare, e quello di cui parliamo alla fine non è Dio. Dio è talmente altro che noi soltanto a parlarne, siamo costretti a parlarne, perché come siamo costretti a parlare di tutte le altre cose? No, siamo costretti a parlarne, perché anche per negarlo dobbiamo parlarne. Tanto è vero che, ecco, però noi credenti, ecco, sempre nelle mie lezioni, noi credenti siamo abituati a sentire, quando parliamo di lui, dobbiamo dire questa parola e poi cancellare tutto quello che capiamo di questa parola,
perché è troppo più grande dei nostri pensieri. Per cui noi facciamo continuamente, da credenti, quando vogliamo essere autentici, un pensiero adorante, cioè che non si illude di aver posseduto. Se io avessi capito qualche cosa, quello non sarebbe Dio. E quindi quello che lei mi dice, però io devo dare... È la stessa cosa che i fisici dicono della meccanica quantistica. Chi crede di averla capita non l'ha capita. Va bene, ma tanto più se si parla dell'essere. Ma andiamo al senso. Ecco, io voglio dire, noi teologi, faccio la domanda prima a Monsignor Staglianò, poi al professor Di Freddi, noi teologi siamo un po' diciamo, quelli che ci occupiamo del senso della realtà, non del senso immediato, no? Vado a fare spesa, che senso ha comprare un cioccolatino, del senso del perché vivere, perché fare scienza, perché incuriosirsi, soltanto perché ci viene così e facciamo così, o perché tutto questo ha un vero senso. E di fronte all'esistenza per come concretamente si sviluppa, per cui anche con le grandi possibilità, immaginiamo che uno possa poetizzare, dire verrà un momento in cui noi diventeremo immortali, ma anche da immortali, poniamo che fosse possibile, saremo sempre piccola cosa ciascuno di noi. Ha senso fare teologia? Ha senso fare scienza in questo senso? Sì, vorrei sostenere che per un teologo dire che Dio non esiste non dovrebbe essere troppo scandaloso, perché l'esistenza è che esisto io, esisti tu, esiste questo dibattito, esiste questo microfono. Quando Dio come termine entra in qualsiasi proposizione, ovviamente smonta i significati di ogni verbo, di ogni azione. In questo senso la teologia da sempre si è strutturata dentro tre movimenti, anche quella cristiana. Primo movimento dice Dio è Padre, perché Gesù nella sua rivelazione ci ha detto che Dio è Padre, quindi il fondamento non è la sostanza, il motore immobile di Aristotele, no, il fondamento è un'affezione di cura e d'amore, no? Che origina e fa essere così a propria immagine e somiglianza generativo l'essere e gli esseri umani. Poi dice Dio non è Padre. Come fa a essere Padre Dio? Perché il referente, il significato della parola Padre, per me che ne parlo, è sempre riferito all'esperienza di paternità che ho io. Quando noi diciamo che il figlio è generato dal padre, non è che pensiamo a una sorta, no, come magari qualche barzelletta più o meno figurata, che so, di qualche satiricon, no? Mette come se il padre diventa poi madre, perché Dio è padre e madre, allora genera. Allora le categorie che noi utilizziamo per parlare di Dio. Quindi Dio è padre, Dio non è padre. Dio esiste, Dio non esiste, perché nell'eventualità è qualcosa, è qualcuno, non è agguantabile. Perciò quando io dico di credere in Dio, io non è che credo in Dio, io credo nell'interpretazione, no? Che di Dio mi ha dato Gesù Cristo venendo sulla terra, dicendomi Dio, per esempio, non è così come l'avete mascherato voi. Lo disse al sommo sacerdote e tu sai che cosa è successo a Gesù per aver detto che Dio non è così. Il sommo sacerdote disse, ha bestemmiato e perciò lo misero a morte. Perché lo misero a morte a Gesù? Perché si è fatto Dio. E come avrebbe dovuto dire Gesù? Dice, io sono Dio? E avrebbero detto, bravo, applausi, e tutti l'avrebbero preso in giro. Oppure dice, io sono figlio di Dio? No, tutti siamo figli di Dio. Che ha detto Gesù per cui insomma se lo dice ha bestemmiato? E da qui l'importanza del bestemmiatore, anche eventualmente dell'ateo, dell'eretico per la nostra fede cristiana. Ha detto guardate che il volto di Dio come l'avete combinato voi, questo Dio che ammazza tutti, Gebusei, Ittiti, Cananei, Perizziti, Filistei, Madianiti, non è il Padre mio, perché il Padre mio che nessuno può vedere e nessuno mai vedrà, io che vengo dal Padre ve lo spiego e vi dico che Dio non è mai stato così, perché non c'è violenza in Dio.
Comprendete voi che una tradizione ebraica come quella del sommo sacerdote, quando si sente dire che Dio Yahweh non è più il Dio che sta dalla loro parte e ammazza tutti i regni di Canaan per far posto a Israele, diventa uno scandalo, si straccia le vesti. Allora il Dio in cui io credo è il Dio che mi ha comunicato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha detto: Dio è amore e solo amore, non fa violenza a nessuno, non castiga nessuno, non manda tsunami, non manda malattie, non manda dolori, non manda niente, perché da Dio tu puoi ricevere soltanto benedizione. Allora, i maestri del sospetto, Marx, Freud e Nietzsche, questo io l'ho investigato quando ho scritto il mio trattato di teologia trinitaria, che è un volume di 700 pagine disponibili in giro, i maestri del sospetto mi hanno aiutato a elaborare la mia teologia trinitaria. Perché se Marx dice che la religione è alienazione, dove la religione è alienazione, ce n'è tanta di alienazione religiosa, anche in tanta religiosità popolare, è alienazione e basta. E l'alienazione che vuol dire? Vuol dire che tu ti costruisci un Dio a tua immagine e somiglianza, poi ti posti e l'adori. Ma non è così per il cristianesimo. Allora io, per un dialogo anche tra credenti e non credenti, tra teologi e scienziati, no? Penserei alla possibilità futura, visto che da presidente della Pontificia Accademia di Teologia sarò chiamato anche a costruire un minimo di struttura dialogica con tutti i diversi saperi, no? È quello di costruire un percorso di dialogo insieme per capire, ma io da scienziato che cosa conosco davvero del cristianesimo? Con tutto il rispetto, perché la teologia nel frattempo è avanzata rispetto alle tante cose che si dicono sul Nuovo Testamento, sull'Antico Testamento e su Dio. E io da teologo che cosa posso imparare dalla scienza? Ora, noi vogliamo imparare tanto dalla scienza e il percorso delle analogie ci può servire, no? Per esempio, il Verbo di Dio si è fatto carne. Per gli illuministi era una cosa assurda. Come fa Dio che è tutto a diventare una piccolezza, un uomo, un individuo, no? Però per esempio, io lo capisco l'illuminista, però quando con la teoria generale di Einstein, della relatività generale, che ha a che fare con i buchi neri perché li prevede nel 1915, li prevede, adesso ne abbiamo le fotografie, così come prevede i buchi bianchi e prevede i wormholes, e quindi prevede non solo una possibilità di un universo, ma di un multiverso, come adesso, dopo le fotografie di questo James Webb Telescope, stiamo venendo a sapere che l'inizio dell'universo nostro non è stato possibile un Big Bang, piuttosto un'inflazione, l'inflazione di piccole bollicine quantizzate che erano infinite a milioni, e quindi probabilmente il nostro universo è intrecciato con infiniti altri universi che si baciano, che si abbracciano, che si intrecciano, e di noi dal nostro universo conosciamo appena quattro forze, no? Quattro forze o quattro interazioni, l'ultima, quella di Higgs, del campo di Higgs, ma secondo Feynman ce ne sono addirittura 11. Allora, se ce ne sono addirittura 11, vuol dire che quelle 4 o 5 che conosciamo non le conosciamo abbastanza sufficientemente, perché se ne esistono altre che non conosciamo, quest'altre sicuramente interagiranno tra di loro, no? Allora, questa assurdità, e chiudo, dell'incarnazione, no? Per me diventa meno assurda quando, appunto, nell'interpretazione che Rovelli dice esatta, però perdonatemi, con tutto il rispetto, Rovelli sarà anche un metafisico, si interessa di filosofia e perciò mi piace, però noi non possiamo dialogare insieme, no? Tu e lui? No, io e te, non possiamo dialogare insieme sul presupposto moderno che avremmo dovuto superare, e cioè che l'unico sapere è quello della scienza fisica, è quella della Naturwissenschaften, della Naturwissenschaft, della scienza della natura, e gli altri saperi, anche la filosofia, sono favole, perché con tutto il rispetto la scienza nasce grazie alla filosofia e la scienza nasce anche grazie al cristianesimo, no? Se è vero come è vero, perché mettetevi d'accordo, White dice in un articolo che io scritto in inglese, io l'ho letto quando era a Freiburg in tedesco, adesso vediamo se mi ricordo il titolo, di Gnadenlosen Folgen des Christentums, le conseguenze disgraziate del cristianesimo. White, è scritto White,
dice le conseguenze disgraziate del cristianesimo, fa riferimento ai disastri ecologici, al buco dell'ozono, alla deforestazione, dice siete voi cristiani responsabili di questo scientismo prometeico che sta distruggendo il pianeta. Quindi questo vuol dire che forse la scienza è nata in un contesto cristiano. Se non fosse stato un contesto cristiano, probabilmente in un contesto orientale, probabilmente la scienza non sarebbe nata, no? Allora io dico, cerchiamo di lavorare insieme, per capire che cosa possiamo imparare gli uni dagli altri. A me questa storia qui di stelle supermassive che possono, no? a me piace, perché come in un uomo Dio si può fare. È chiaro che non spiego il mistero, perché il mistero resta mistero e il dogma resta dogma nell'interpretazione di Gesù su Dio. Però questa cosa qua diventa meno assurda, no? Perché se in un pochettino di spazio puoi concentrare una vastità di energia è uguale mc al quadrato, no? E vuol dire che lo spazio-tempo, no? Sei in presenza di massa, lo spazio si rallenta. Se è vero, con tutto il rispetto della metafisica, il tempo finisce, se è vero che buchi neri, poi Hawking, con le radiazioni di Hawking vengono riconfermate, quindi non è che Hawking ha fatto metafisica e sociologia sui buchi neri. Dicono che se fosse esistito avrebbe preso il premio Nobel, perché le radiazioni di Hawking e quindi questo buttar fuori il calore nel buco nero, per cui il buco nero scomparirà. In quanto tempo? In miliardi di anni. Anche buchi neri vecchi di milioni di anni, no? Vecchi di milioni di anni. In realtà per il buco nero il tempo sono 2-3 minuti. Devo modellare, sì. Sì, 2-3 minuti, perché... no? Allora queste cose della scienza, per l'analogia che esprimono e manifestano, ecco, possono interessare per permettere al meteorologo di ripensare il dogma stesso, la verità stessa, e soprattutto ripensare il linguaggio per comunicarlo, sì, agli altri. Sì, caro Tonino, allora io cerco di moderare dicendo che fino ad ora siete stati abbastanza bravi, io un po' meno, ma l'ultima domanda ve la devo fare. Stiamo in un tempo che ci sta facendo vedere grandi contraddizioni. Sono andato in questo centro bellissimo, io mi ricordo che ho incontrato il professor Mingarelli mentre facevamo una manifestazione per la pace in Ucraina, e poi da lì è nato, ecco, tramite amici, anche questo collegamento che mi ha portato in un centro così bello. Io dico, c'è un mondo abbastanza strano davanti ai nostri occhi, un mondo nel quale gli scienziati stanno facendo cose belle, l'uso della scienza attraverso la tecnologia ci sta dando degli strumenti che sono belli e brutti, alcuni suicidi, perché potrebbe capitare che con tutto il nostro grande senso e consenso scientifico per quello che c'è, se dovesse scattare quel pallino di pazzia di cui l'umanità ha fatto da sempre un po' di esperienza in qualche possibile dittatore, di quelli che hanno in mano le 17.000 testate nucleari capaci di azzerare il pianeta, finirebbe il centro del professor Mingarelli, finirebbero le nostre chiese, finirebbe la nostra curiosità scientifica, eccetera, eccetera. Se fare scienza e fare teologia ha un senso, io mi chiedo, c'è la possibilità di un'alleanza, almeno perché questa prospettiva catastrofica, che non è poetica, è realistica, perché questa prospettiva catastrofica possa essere evitata? Sono di Freddi. Ma dunque, sicuramente la scienza ha una grave responsabilità nel fare ricerche che poi producono, per esempio, gli armamenti, perché di quello poi che si parlava. Non è detto che poi
queste cose debbano per forza finire nell'Armageddon, diciamo così, nel giudizio finale. In fondo finora l'esperienza che abbiamo è che le bombe atomiche sono state usate, anche se noi spesso ce ne dimentichiamo. Ne hanno usate due nel 45 e non è finito il mondo. È vero che all'epoca non ce l'avevano anche altri, no? Però non ci dobbiamo dimenticare, no? Che quelli che oggi si stracciano le vesti, soprattutto dalla nostra parte, no? In Occidente, no? Dicendo si potrebbe addirittura arrivare alla guerra nucleare, sono quelli che finora gli unici, no? Ad averla usata. No? E Einstein era proprio contrario a questo, tra l'altro. Il testamento di Einstein, che è stato il famoso manifesto Einstein-Russell, che Einstein firmò l'ultima settimana della sua vita, Russell gliel'aveva mandato per posta, lui racconta che era a Roma il giorno in cui morì Einstein, prese un aereo, Bertrand Russell, e stava andando a Parigi, e sull'aereo il pilota diede la notizia, dice, appena arrivata la notizia che è morto Albert Einstein. E Russell disse, oh, maledizione, gli avevo scritto una lettera e non mi ha ancora risposto, no? E quindi è andata male. In realtà poi Einstein aveva risposto e quindi la lettera gli arrivò poi dopo qualche giorno a Parigi, e questo movimento che poi diede luogo a una fondazione, diciamo così, il movimento Pugwash, venne chiamato dal nome di una cittadina canadese in cui si fece la prima conferenza, ha preso il premio Nobel per la pace del 1995, metà del premio Nobel per la pace, perché l'altra metà l'ha presa un fisico che si chiamava Rotblat, Josef Rotblat, un polacco, che è stato lui, che era il presidente poi di questa fondazione e di questa comunità, diciamo, di scienziati, ed è stato l'unico scienziato che lavorava allo Salamos, che quando nel 1944 i servizi segreti inglesi andarono in Germania a vedere a che punto era lo sviluppo atomico, diciamo, dei nazisti, a che punto erano nella fabbricazione della bomba atomica, e si accorsero che non c'era nessun punto, i nazisti non stavano facendo la bomba atomica, Heisenberg e i suoi colleghi, che poi furono poi presi tra l'altro prigionieri, nel bene e nel male, per qualunque motivo questo fosse successo, non stavano lavorando alla bomba atomica, e anzi si stupirono molto il giorno in cui la bomba poi scoppiò, perché erano appunto, no, monitorati in prigionia, no? E dicevo, quando i servizi segreti dissero agli americani che stavano lavorando allo Salamos, guardate che i nazisti non la stanno costruendo, e questo Rotblat disse, ma scusate, noi siamo venuti qui per fare veramente il gioco del diavolo, facevamo la bomba perché avevamo paura che arrivassero prima i nazisti, adesso che sappiamo che loro non la stanno facendo, io me ne vado, venga con me chi vuole, non ci andò nessuno, rimasero tutti lì. Questa è sicuramente una responsabilità non della scienza in astratto, ma degli scienziati, in particolare di quegli scienziati lì, molti dei quali erano dei guerrafondai, a partire da von Neumann, per esempio, Fermi, Teller, non ne parliamo, no? Oppenheimer e così via. La scienza è una cosa, e gli scienziati sono un'altra, credo che voi dalla parte vostra potrete forse dire la stessa cosa della religione, un conto è la religione e un conto sono i religiosi, o più in particolare, no, i preti, che sono l'analogo degli scienziati, no, i sacerdoti della scienza. La scienza ci dà queste possibilità, le possibilità sono amorali, nel senso che la morale non c'entra, sono strumenti. Tutto dipende da come questi strumenti vengono usati. Chi ha inventato il coltello ci ha dato uno strumento che può essere usato per tagliare la bistecca o per tagliare la gola al vicino, naturalmente. La bomba atomica è la stessa cosa. Beh, costruire una bomba è costruire una bomba, però lo sviluppo dell'energia atomica può essere fatta a fini pacifici oppure a fini bellici, no? E questo naturalmente richiede un'etica. Ma io non sono sicuro però che l'etica che le religioni propongono, e in particolare il cristianesimo, sia un'etica che poi permette di garantire la pace. Perché se c'è una causa, perlomeno un'altra causa, no? Oltre allo sviluppo tecnologico degli armamenti, se c'è un'altra causa delle guerre che sono successe perlomeno negli ultimi 2000-2500 anni, è proprio la religione e soprattutto la religione monoteistica, perché se noi pensiamo al fatto che gli ebrei, i cristiani e i musulmani sono stati praticamente, no, coloro che
ciascuno di esse, no, dice c'è un unico Dio, no, e questo finché lo dice uno va bene. Ma quando lo dicono due o tre, naturalmente comincia a diventare preoccupante, perché se c'è un unico Dio ed è il mio, e il tuo Dio è diverso, e allora questo diventa un problema. E le guerre di religione che da 2000 anni, diciamo, dal cristianesimo, gli ebrei contro i cristiani contro i musulmani, adesso no, naturalmente gli ebrei e i musulmani no, ci producono. Quindi il problema sono gli uomini, la soluzione all'uso eticamente corretto della tecnologia è appunto un'etica sana. Ma io temo che l'etica basata sulla religione non abbia dato perlomeno finora i presupposti per pensare che lì si possa trovare la soluzione. Quindi secondo me, perlomeno personalmente, ci deve essere un'etica laica, un'etica razionale che viene sviluppata appunto in termini di razionalità. In parte lo si sta facendo, non la si guarda ovviamente come una religione e spesso non la si guarda nemmeno come un'etica, ma si chiama teoria dei giochi. Quella che è quella che ha già fatto vincere almeno una dozzina, forse più ormai quasi 15, economisti o matematici, diciamo, il premio Nobel per l'economia, ed è un tentativo di capire come ci si deve comportare in situazioni in cui ci sono dei conflitti, in cui io voglio certe cose, tu ne vuoi altre, come dobbiamo metterci razionalmente. E la cosa interessante di quello che si chiama l'equilibrio di Nash e questo veramente è un insegnamento etico, è che in molti giochi non si può avere una situazione in cui tutti e due vincono. Cioè il problema è che il massimo che si può ottenere è che tutti e due alla fine non recriminano e dicono beh va bene, se io avessi saputo che tu ti comportavi in quel modo, io ciò nonostante mi sarei comportato come mi sono comportato. Cioè non ho dei regrezzi, no, su quello che ho fatto. È il massimo che si può fare. Ora io credo che ci vorrà molto tempo prima che l'uomo cominci a ragionare e a comportarsi usando appunto, non dico la teoria dei giochi proprio formalizzata, ma i principi di questa teoria. Cioè comportarsi in maniera razionale, sapere che non si può sempre avere tutto di quello che si vuole, si deve cercare di mettersi insieme e di trovare appunto di quelli che non a caso vengono chiamati gli equilibri. E tra l'altro quello che insegna la teoria dei giochi è che ci sono situazioni diverse, non c'è una strategia universale in cui in qualunque gioco tu ti trovi, in qualunque situazione tu ti trovi, tu dici per esempio la massima confuciana, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, o la massima cristiana che è molto più pericolosa, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, no? Che è una cosa molto diversa. Queste sono massime universali. La teoria dei giochi ci dice qualunque massimo universale non funziona perché ci sono giochi in cui l'equilibrio è fatto in un modo e giochi in cui l'equilibrio è fatto in un altro. E allora questo già ci dice forse che le religioni non vanno bene perché appunto la loro proposta è una proposta e dice devi fare questo. E dice sì, magari in una certa situazione quello lo devi fare, in un'altra devi fare un'altra cosa, eccetera. È una cosa complessa. E però va sempre, perlomeno dal punto di vista mio, secondo le mie preferenze, nell'ottica di cercare modi di comportamento razionali che poi alla fine, no, l'ultima razionalità, la ultima ratio, dovrebbe essere quella che lei ha già citato, no? Cioè il fatto che ci sono queste crisi climatiche, no, ambientali, politiche, eccetera, no? L'ultima ratio è quella perlomeno di sopravvivere, no? E allora dobbiamo comportarci in modi che almeno permettano la sopravvivenza dell'umanità. E le guerre certamente non vanno in quella direzione. Temo che appunto le religioni spesso, che sono spesso dietro le guerre, non vanno nemmeno loro, e per appunto non essere soltanto manicheo, in realtà credo che anche il comportamento di molti scienziati non vada in quella direzione, perché purtroppo una buona parte della scienza lavora a ricerche che sono direttamente o indirettamente finalizzate alla produzione di armi. Questo non va bene, avrebbe molto più senso razionalmente lavorare invece per cose positive invece che non, o costruttive, diciamo, invece che non per cose distruttive come quelle che sono appunto gli armamenti. Monsignor Stagliano. Il rapporto religione-violenza
è un problema serio della storia e anche attuale. Pensiamo per esempio in questa guerra in Ucraina, il patriarca Kirill, che è capo di una chiesa cristiana, ha osato proferire anche di fronte a Papa Francesco, che gli diceva: ma guarda, noi siamo religione, noi siamo cristianesimo, noi siamo fede, dobbiamo cercare di trovare soluzioni di pace, di amore, di amicizia. Invece il patriarca Kirill dice che Gesù Cristo è dalla sua parte in questa guerra santa. Questo che cosa dimostra? Dimostra appunto la perversione del messaggio cristiano. Del messaggio cristiano, che non è il messaggio delle religioni. Tu ricorderai, per aver dialogato con Benedetto XVI a lungo, come ho visto nel tuo ultimo libro, che Benedetto XVI a Ratisbona, in quella lezione in cui parlava della diffusione dell'Islam, no? Ha fatto un'affermazione che poi sconvolse un po' gli islamici e determinò purtroppo un po' di caos contro il cattolicesimo, e cioè che agire con violenza e contro la natura dell'anima umana e di Dio. È un'affermazione potente, è un'affermazione profondamente cristiana. È un'affermazione profondamente cristiana, per cui io distinguerei tra cristianesimo e religione, sia da un punto di vista di impianto. La religione è la ricerca dell'uomo di un Dio mistero, e quindi io salgo e invoco e cammino verso Dio. Il cristianesimo è una religione cattolica, ma vive di un movimento inverso, no? Noi viviamo di un atto di rivelazione, che tra l'altro è un evento storico per noi, non è la rivelazione, informazione, lettera spedita dall'arcangelo Gabriele a Maometto. Il cristianesimo è un'altra cosa, e nel cristianesimo, nonostante che in 2000 anni di cristianesimo abbiamo, come dire, distrutto la bellezza del Dio cristiano, mandando a guerreggiare eserciti per liberare il Santo Sepolcro, bruciando le streghe o bruciando anche grossi filosofi che adesso cominciano a ritornare con i loro pensieri. Ma il cristianesimo è l'insegnamento di Gesù. E l'insegnamento di Gesù dice: è stato detto un tempo occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, amate i vostri nemici. L'insegnamento del cristianesimo non è la massima: fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te stesso. Quelle erano massime sapienziali che sono entrati anche nel discorso cristiano. L'insegnamento di Gesù è eccedente: amate i vostri nemici, e a chi vi fa del male voi fate del bene. È l'esperienza di un Dio, no? Che è crocifisso, e crocifisso dimostra che Dio non ha nessun rapporto con la violenza. Per cui laddove voi vedete religioni, preti, papi, vescovi che in nome di Dio decretino la violenza di un essere umano contro un essere umano, lì non c'è Dio, lì non c'è il cristianesimo. E a questo un riferimento culturale posso farlo concludendo in questo senso. Tu sai che Habermas, prima delle Torri Gemelle, prima dell'atto terroristico delle Torri Gemelle, ha teorizzato, scrivendolo in libri, che nella futura società comunicazionale dovevano sparire assolutamente le tre religioni monoteistiche, tutte le religioni, ma soprattutto le tre religioni monoteistiche, perché le tre religioni monoteistiche erano portatrici di un'istanza di verità assoluta, confliggente tra di loro, per cui finché resistevano queste tre monoteistiche non ci sarebbe stata pace sulla Terra. Dopo l'atto di terroristico delle Torri Gemelle, Habermas ha cambiato posizione, anche dialogando proprio con Benedetto XVI, e dice: nella futura comunità comunicazionale, spazio fondamentale devono avere tutte le religioni, soprattutto le religioni monoteistiche, perché sono gli unici spazi in cui gli esseri umani vengono educati all'obbedienza della legge, alla legge, e all'amore, carità, alla cura e alla solidarietà per gli altri. La verità cristiana, per Giorgio, su questo potremmo approfondire dibattiti anche teologici insieme anche a un tuo gruppo o alle persone che ti sono vicine. Ecco, la verità cristiana è sì assoluta, essendo la verità di Dio che si comunica in Gesù, ma è un po' strana nella sua assolutezza. Perché? Eh sì,
è strana perché è agapica. Lungi dal menarti col martello in testa, si dispone ad essere martellato per amore. Infatti il Dio dei cristiani è la verità che è agape, è amore spinto fino all'estremo del morire in croce per noi. Con quest'amore, perdonami, ci può essere la pace. Per cui John Lennon, quando dice in Imagine che non ci sia Dio, che non ci sia il paradiso, che non ci siano le religioni, che non ci sia qualcosa per cui uccidere e morire, questo sta dicendo. Ma se il paradiso, con tutto il rispetto, è quello del Valhalla, per cui uno ci entra ammazzando tutti, se è quello dei kamikaze, per cui tu ti fai, muori distruggendo tutti, se è quello anche dei cattolici che hanno portato gli altri a andate a morire così poi andate in paradiso, questo paradiso, pure io dico, non ci deve essere, non deve esistere. Ma se il paradiso è quello della verità agapica, del Dio amore, che ti dice, vieni qui, se dai da mangiare all'affamato, se dai da bere all'assetato, se vesti il nudo, se accogli il migrante, se ti disponi a morire per l'altro piuttosto che ucciderlo, allora io dico, immagina che ci sia sto paradiso. Perché se sto paradiso c'è, la pace sulla terra verrà, come Dio l'ha promesso. Grazie, io credo che dobbiamo concludere, perché ho visto anche un po' di movimenti in sala che ci suggeriscono di chiudere. Io vorrei ringraziare entrambi gli autori, i relatori, i contendenti e i dibattenti, perché ci hanno dato un assaggio di come si possa dialogare tra pensanti, ma penso che tutti quanti ce ne andiamo con la consapevolezza che questo dialogo è una cosa lunga, è una cosa dura, è una cosa che ci impegna in maniera seria, non si risolve in una piccola tavola rotonda di un'ora. Per cui, ecco, io vorrei invitare, oltre che Monsignor Stagliano, anche il professor Di Freddi, a farci ulteriormente visita, magari ad Assisi, dove c'è un altro luogo ispirato, dove uno ha fatto una cosa contro ogni logica. Francesco d'Assisi, spogliandosi di tutto, rovesciando la logica economica e fondando una nuova economia dell'amore, ecco, e probabilmente questo dialogo dovrà continuare. Io vi sono molto grato se avremo la possibilità di continuarlo, come ringrazio il professor Mingarelli e tutta quanta, ecco, questa bellissima iniziativa di avercene dato oggi l'opportunità.